Donna Bertarelli, Spindrift, come mai Spindrift? Come mai il progetto? Esatto. Come mai? Perché ho avuto questa opportunità, volevo fare qualche cosa, un progetto in comune con il mio compagno Yann Guichard, già da qualche anno, e abbiamo questo amore per i multiscafi. E allora, ecco, l'opportunità di comprare questa barca fantastica di 40 metri, più veloce al mondo, e di andare a battere dei record, dei nuovi record, era anche una bella Con sfida. il tentativo al trofeo Jules Verne, che non è proprio la cosa più comoda del mondo da No, fare. non è la cosa più Come si facile. vede lei in questo ruolo di armatrice, velista, skipper a bordo di una barca che insomma va a 40 nodi intorno al mondo? Beh, uno deve imparare poco a poco quello che faccio e per questo che questi record abbiamo prima fatto il Fastnet, adesso facciamo il Discovery Route, che non è una cosa di niente, però non è il Jules Verne, ci diamo 3 anni per riuscire a avere il livello e di fare una tentativa di andare a battere questo record, che non sarà facile. Certo, e il Fastnet, tra parentesi, l'avete vinto, che comunque è una regata storica, ovviamente l'avete vinto nella categoria Open, quella dei multiscafi, però è sempre un bellissimo modo di iniziare un'avventura, no? Cosa vi ha dato questa vittoria? Beh, quello che era bello è che c'era anche l'ex Groupama 3, che adesso è Esatto. Banque Populaire 7, mi pare, e era la prima volta che queste due barche, che sono le due più grandi barche al mondo, erano in competizione assieme sulla stessa regata. Mai prima si erano confrontate, dunque non si sapeva un po' come si dice, le performance di ciascuna delle due barche, e quello era molto interessante. E la regata è stata molto tattica e molto difficile, perché le barche si sono tenute fino alla fine, Certo, non c'era moltissimo vento, non c'era moltissimo vento neanche, quindi era molto tattico, molto certo. tattico. Alla fine sono arrivate, erano 300 metri dietro di noi, quindi Discovery sì. Route, siete in stand-by, oggi c'è un bellissimo sole qui a Portimão, in Portogallo, sicuramente non si parte nelle prossime 24 ore, ecco Non si cosa. parte neanche, probabilmente neanche nella prossima settimana, abbiamo guardato, non ci sono le condizioni, adesso speriamo averle, perché abbiamo anche un programma per l'anno prossimo per Yann di fare la Route du Rhum, dunque la barca in dicembre deve entrare di nuovo in cantiere e fare qualche modificazione, un nuovo albero, nuove vele, eccetera. E dunque abbiamo più o meno questo mese di ottobre, i primi di novembre per avere questa finestra di questo record. Adesso, se non abbiamo il tempo perfetto per fare i record, probabilmente partiamo comunque, perché sarà un Certo, allenamento certo, per certo. noi, ma speriamo, ecco, speriamo che il vento viene e che faremo un Com'è la punto. vita di una donna a bordo, seppur armatrice e skipper con 13 marinai bretoni? Uno si deve organizzare, prima devi accettare il fatto che è una vita di poco, che tutti sono allo stesso livello, dunque non è che come si dice, più attenzione o delle Certo. particolarità, mangiamo tutti la stessa cosa, dormiamo tutti negli stessi posti e questo uno si deve abituare a quello. E dopo alla fine, quando sei in competizione, siamo tutti uomini o donna, siamo Certo. tutti concentrati sullo stesso obiettivo, Si fanno i turni, si si fanno i tira, turni certo. tutte le 2 ore, si gira, e dopo anche la scelta dell'equipaggio l'abbiamo fatto con Ian, anche per essere sicure che gente che ha un certo saper vivere, rispetto, e che si sapeva che Chiaro. funzionerebbe bene con me a bordo. Certo. Lei personalmente comunque adora i multiscafi, non ha certo iniziato ad essere regatare sul lago di Ginevra, sui Decision 35, no? Avete fatto Sì. molto. Perché le piacciono i multiscafi? Io penso che la gente si è resa conto con la Coppa d'America, quando tutti hanno visto questi multiscafi che volavano. Allora il nostro non vola perché fa 25 tonne, dunque non è possibile, però le velocità che avete visto in televisione non li facciamo, li facciamo in mezzo alla notte, li facciamo con le onde, in mezzo all'Atlantico o al Pacifico, e sono delle macchine estreme che danno sensazioni incredibili, sono bellissime barche, a me è quello che mi Hai citato piace. l'America's Cup, tra Alinghi, suo fratello Ernesto e Oracle, non c'è mai stato un rapporto brillante, chiaramente. Come però, cercando di lasciare da parte questo, come ha visto lei l'America's Cup che si è appena conclusa a San Francisco? Che opinione ha?
Io penso che la Louis Vuitton è stato un disastro, e però uno deve riconoscere che la Coppa America è stata bellissima, perché i match sono stati bellissimi. Penso che in 162 anni non è mai stato così stretto, e Team New Zealand erano al top, e penso che anche il lavoro che il team di Oracle, SPT, le Berensley, il lavoro che hanno fatto è un lavoro di forza che nessuno pensava che riuscirebbero a rivenire a livello, e l'hanno fatto, e dunque i match c'erano una tensione incredibile. Dopo, ecco, le barche erano bellissime, i match sono stati bellissimi, e anche tutto quello che è stato messo a posto per in televisione, per far vedere la gente, anche gente che non si interessavano alla vela prima, si sono interessati, perché il spettacolo era troppo bello da vedere, e non per pezzo è un più per il mondo della vela. Oh, perfetto. Solamente ci pensa in futuro a farla una Coppa America? Personalmente io l'ho vissuta per 10 anni e so l'impiego che uno deve mettere per farla e vincerla, e dunque non ho come armatrice questo desiderio. Adesso come velista e competitrice posso capire Jan, lui non voglio rispondere per lui, ma so è una cosa che gli piace, era skipper con Loïc Perron del team francese, e se un giorno ha l'opportunità di tornare in una barca e di fare parte di un progetto come questo, probabilmente andrà, lo farà, io sarò lì a sostenerlo e di mettere da parte i nostri progetti per qualche anni. Finché, ecco. Ci ricordiamo che Jan ha fatto molti anni tornado olimpico, si è selezionato, ha fatto le Olimpiadi, quindi è un competitor nato. Di sicuro. Ok, perfetto, quindi qui ci lasciamo a Portimão con questo bel sole. Il suo ruolo a bordo, la prima cosa appena si taglia la linea tra Cadice e si mette la prua sulle Canarie, qual è? Io devo timonare, così dice, timonare, certo, la barca, e questa è la mia sfida personale, di riuscirlo a farlo in tutte le condizioni, anche di notte, con vento, certo, eccetera. E dopo con Jan, ecco, di lavorare con il nostro navigatore a bordo. Che è? Diciamo chi è? Che è Juan Israel, che ha vinto la Volvo Ocean Race con Groupama. E dunque di lavorare e di fare in modo di essere nel buon tempo, nel posto giusto, al momento giusto. Al momento giusto. Perfetto, grazie mille, Donna.